Landscape Area Grecanica. Se è vero che si chiama Fiumara e non fiume, o Fiumara dialettalmente, è comprensibile, come fosse un fiume, certo, di più il suo fantasma, la derivazione, qualcosa che tende a aspira al fiume, ma rimane terra secca. È la traccia del fiume, che esiste solo nelle stagioni delle precipitazioni e quando scioglie la neve e scroscia rumorosamente fino al mare. D'estate la si può risalire. Tra le mani, col sole che accalora le parti esposte e con l'aria densa, non scivola via come sabbia, ma grumi si fermano e si appiccica terra calcarea sulla pelle. I passi risuonano come sul legno vecchio, o come sul selciato, o sui ciottolati delle strade di periferia. Si spezzano rami e ramoscelli, talvolta tronchi sottili o piccoli alberi caduti trascinati lì dalle montagne. Non è profondo il letto della Fiumara, soprattutto a valle, perché l'acqua ha trascinato detriti, quindi tutt'attorno il livello delle case, del disordine edilizio e qualche albero da grumi a interrompere la linea d'orizzonte. A camminare in altre stagioni, il rischio è di cambi continui di sentieri, perché non c'è singola traccia, ma molteplice, e l'acqua imprevedibilmente ne sceglie una o l'altra, e soprattutto tre grandi salti idrogeologici alla fonte, cascate, strapiombi, che fanno eco e modellano la roccia. Come ricordi di cascate, piccoli salti di tanto in tanto interrompono la risalita senza corrente. Alte pareti qualche metro che quasi oscurano il sole o comunque della lieve ombra sollevano l'aria, della densità e del calore. Soffia vento che viene dal mare e dalla montagna. Non c'è protezione, è l'esposizione alla natura, alle volte basse nuvole. Solo risalendola cominciano i profumi delle piante, delle marruche selvatiche o dei fichi che crescono ai bordi, o di origano, se si è fortunati, ad altre altitudini. E a vedersi è possibile anche qualche animale in cerca dell'acqua che nelle altre stagioni c'era e corre via amareggiato. Gli agrumeti dunque, alberi sparsi oppure campi e file gestite dall'uomo. Col vento, a terra, arance o mandarini poco cuociono al sole e rilasciano profumi dolciastri. Ancora il bruciore del sole, nulla sopra. Le nuvole eventualmente a dare sollievo. Le ginocchia, stanche. Il sudore asciugato dal vento.